Io sono la via, la verità e la vita. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi, e del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Gli disse Tommaso. Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Al momento dell'addio, Gesù consola i suoi discepoli con queste parole: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. È l'ora della prova. Attraverso la fede bisogna appoggiarsi su Dio e su Gesù. La fede allontana la paura. Gesù invita i discepoli a volgere gli occhi e il cuore al Padre Celeste. Egli torna a casa, torna al Padre e la sua gioia è grande. La casa del Padre è il cielo, con posti a non finire, pronti a ricevere tutti coloro che hanno creduto in Gesù. È la città nuova, dove la festa dell'amore sarà eterna. Noi sentiamo che la vera casa è di là, la vera famiglia è di là. Qui c'è solo una preparazione, c'è come un barlume, ma di là, in paradiso, è la nostra vera casa. Noi qua giù viviamo le cosiddette ore del cielo, le ore di grazia, la prima comunione, la bellezza della natura, certe grazie straordinarie. Tutte queste ore sono immagini del cielo che danno una vaga idea di ciò che è la dimora nella casa del Padre. Si va in cielo attraverso Gesù. Egli è la via sicura e luminosa. È la verità sicura e fedele, è la luce del mondo. Gesù è la vita che ci dona la vita eterna. Gesù è venuto per farci conoscere il volto del Padre. I discepoli possono dire che già fin d'ora lo conoscono e l'hanno veduto, non con gli occhi del corpo, ma con gli occhi del cuore illuminati dalla fede. Ognuno di noi è chiamato a rivelare agli altri la tenerezza di amore del Padre.